logistici importanti e soprattutto perché non vogliamo parlare dell'Inter. Sì. Questo sarà, quindi già hanno parlato tutti dell'Inter, hanno parlato, e quindi basta, parliamo un po', no, ovviamente parliamo dell'Inter. Un po' di domande te le Siamo facciamo, un diretti. po' di domande te le Sì. facciamo, cioè devi rispondere da esperto. Tu sarai l'esperto interologo, quindi ti faremo domande Va bene. sull'Inter da un punto di vista proprio di interologia, no? Interologo c'ha di specialista proprio È un di qualche patologia seria. gastroenterologo, esattamente, un gastroenterologo, quindi in qualche modo patologie serie, sei un interologo. Beh, in effetti l'Inter è una patologia seria. Complimenti su Twitch, come al solito non la prendi la Sì, traduzione. però le chat le vedo, facciamo una prova, vediamo Allora, subito. per tutti gli amici che già No, ci ancora stanno, nessuno, però anche quindi su Facebook, no, siamo su collegati. Facebook qualcuno, sì. Esatto, per tutti gli amici collegati su Facebook, vi chiediamo di scatenarvi con i vostri interventi, con le domande proprio allo stato brado, in maniera veloce, concisa e circoncisa, come si Chi è direbbe. Brado? Esatto, allo stato brado. Perché? Perché alle 19:40 oggi interromperemo la diretta, abbiamo delle motivazioni importanti, ritorni dall'altra parte del mondo, vero Paolo? Quindi siamo ben contenti che questa sera si tornerà un cittadino pesarese noto in tutta la provincia, Ormai ad giusto? onore. Ad onorem, uno dei più importanti, insomma, giovani che si stanno facendo valere in giro per il mondo. Quindi Gianluca sarà di nuovo Cervelli in fuga. un cervello in fuga che questa da questa sera sarà di nuovo a Pesaro. Quindi, Sempre. no, un cervello in fuga per qualche tempo, poi dopo tornerà. Quindi alle 19:40 chiudiamo, mandateci i vostri interventi, le vostre domande, siamo pronti, io direi di partire. Antò, Salutiamo Pier Camillo Vitali, già connesso. Grande, bravo, grande Piero, lui c'è sempre. buongiorno Cami, come si dice, buongiorno fratellone, quindi buongiorno fratellone, so che sappiamo che sei molto contento perché l'Ascoli è a un passo dalla salvezza anche quest'anno, quindi bene, siamo contenti, d'altronde la L'Ascoli è nelle Marche, quindi noi peroriamo la causa marchigiana, mentre invece Marco non peroreremo la causa nerazzurra. Sì, va bene, se ne hai parlato ieri in tutte le trasmissioni, perché fare un copia e Beh, allora, magari potremmo avere qualcosa di nuovo da dire, Però noi potremmo no? essere più originali Esatto. o sensati anche di tante cose che si sono dette ieri. Esatto, e allora per questo Marco introduciamo comunque l'argomento Inter, perché tanto si deve parlare dell'Inter, 19° scudetto, siete tornati a spolverare le bandiere In due dopo, no? ne ho spolverate Esatto, di spolverato bandiere. le bandiere dopo tanti anni, e volevo partire da un nostro concittadino famoso, importante, il signor Rossi, che Sì. ieri, dopo una gara veramente dagli esiti disastrosi per lui sulle due ruote, però appena finita la gara ha detto fatemi godere il trionfo dell'Inter. Quindi si è collegato in diretta per sentire se l'Inter effettivamente avrebbe vinto lo scudetto, quindi il Sassuolo ha fermato l'Atalanta, quindi onore al signor Rossi che dal Lei è prossimo un tifoso, è un è un tifoso. grande Sì, è un tifoso, grande tifoso è un nero. grande tifoso nerazzurro. Allora, elencaci un pochino in prima battuta quali sono i tifosi nerazzurri celebri che sicuramente ieri e oggi stanno festeggiando. Quelli che siamo abituati a vedere nelle televisioni. Ecco, Sono tantissimi, Enrico Bertolino, ok. Max Pezzali, che ha Sì. fatto anche l'inno ultimamente, Dell'Inter. Poi e quel Severgnini, Beppe Beppe Severgnini. Severgnini, Bene. e poi Ligabue, Mentana. Mentana, sono tantissimi i whip Amadeus, credo. Amadeus, esatto. Esatto. Adesso snocciolarli uno per uno ne posso tenere fuori qualcuno, ma Anche sono perché tantissimi. ci interessa il Sì. giusto. Beh, però Enrico Ruggeri, Enrico sì. Ruggeri, E quindi insomma tutti Giacomo Giovanni, Aldo Giovanni Aldo, Giacomo, tutti e tre sono tutti e intervenuti, sì, tre tutti e tre, tutti e interi. Quindi è una vittoria che anche, fa bene anche al mondo dello spettacolo, quindi Esatto, dopo lo sì. spettacolo sul campo, anche lo spettacolo fuori dal campo con tutti questi nominativi che hai elencato.
Marco, sei contento, dai. Sì, saluto anche Mariano Scilla, Ciao Mariano, che grande tifoso interista sì. anche lui. Pier Camillo Vitali che si collega 5 volte collegato, forse a 5 device che sta utilizzando Meno contemporaneamente. male lui che ci trovi Mariano, del ma sei sole. diventato interista anche tu, perché adesso sorgono gli interisti come funghi, no? Ti Certo. ricordi Paolo quella partita che abbiamo visto insieme una 15 anni fa a Torino? Un Juventus-Inter allo stadio delle Alpi, dove erano tutti bianconeri, segnò l'Inter e all'improvviso sbucarono come i Superman, tanti interisti. D'improvviso si tolsero tutti i giubbotti, sotto i giubbotti c'erano tante maglie interiste a un gol del Jardinero Cruz. Esatto. Marco, poi sappiamo che tu ieri sei andato a Milano, in Piazza Duomo, quindi No, io. raccontaci la festa di Piazza Duomo. Allora, la festa in Piazza Duomo non sono stato, ma mi ha fatto molto piacere, come mi ha fatto piacere la festa alla Piazzale della Libertà qui a Pesaro, in cui si è radunato l'Interclub trascinato dal vicepresidente Stefano Cardinali. Abbiamo fatto qualche coro, sventolato qualche bandiera, molto impolverate, però. Avete visto, allora, rispetto a Milano, avete rispettato distanze, mascherine, Assolutamente, sì. assolutamente, assolutamente, Sì, quindi è sì. stata più in sicurezza rispetto a quella di Molto più in Milano. sicurezza, anche perché ci teneva moltissimo a fare rispettare le distanze, quindi poi è arrivata alle forze dell'ordine, ma siamo rimasti molto composti, tutti con la mascherina, tra Nerazzurra? l'altro. Un po' nerazzurro, un po' No! FFP2. Quindi Sì, un po' di tutto. l'importante è averlo. Un po' di tutto. Allora, Adesso vi devo un attimo lasciare. ma scusa, stiamo parlando dell'Inter. Ti E volevo chiedere dell'Inter, un po' di cose sull'Inter. 2 minuti per Due minuti, una chiamata importante. allora nel frattempo Sì. vedete quindi come lavorano i central jack in questa maniera. In realtà la telefonata è importante, lo sappiamo perché no, perché adesso in questo momento ha telefonato Zang. Zang, esatto, e quindi chiedeva adesso che i senza giacca dicano qualcosa. Ho visto proprio comparire il nome sul cellulare, Zang. proprio. Allora, aspettiamo Marco per sapere cosa gli dice il presidente dell'Inter, perché lo sapeva che saremmo stati in diretta oggi, quindi c'era questa celebrazione. In che lingua si parlano? Ma io penso inglese, perché ho sentito che Zang Zang sbiascica parla. in inglese. Sì, sbiascica in inglese. Marco, Sbiascica, sappiamo che mi sembra. sbiascica in inglese. Marco invece parla inglese molto bene con quel suo perfetto English, Italian English, maccheronico. Paolo, allora noi spostiamoci adesso sul tema bianconero. Ma ti ha fatto Il dente della scudetta dell'Inter ce lo siamo un. tolto. Ecco, no, ma dopo In tanto tutti i torna, ma sensi. dopo torna, quindi ci deve dire No, quello vabbè, che dice Zang, al di dai. là di quello che dice Zang, ce lo siamo tolti come tifosi rivali, Ecco. ce lo siamo tolti ieri, ho festeggiato, Ma guarda, tu ti adesso. accomuni ai vari Pirlo, Agnelli a fare complimenti all'Inter? Ma sì, sicuramente. Sì? Sicuramente sì. Però ho colto un sorrisetto, aspetta, nella tua. No, No. sicuramente sì. Cioè, più meritato di così hanno 13 punti di vantaggio, credo, sulla seconda. Vabbè, sì, è Sulla così. Juve sicuramente. Poi che la Juve, perché credo che Atalanta piuttosto che Haaland, piuttosto Atalanta, apostrofo il Milan ha Atalanta. fatto quello che poteva. L'Atalanta, secondo me, poteva fare ancora meglio, ma poi la Champions indubbiamente gli ha tolto qualcosa. E chi doveva fare di più? La Juve, indubbio. Del resto, se una squadra e a 13 punti e ne ha lasciati 10 tra Benevento e Fiorentina Qualcosa vuol dire. e 12 col Crotone, qualcosa ti devi chiedere, che sicuramente potevi lottare di più, però detto questo è Che strameritatissimo. impressione ti ha fatto vedere? Ti ha dato malinconia, tenerezza, vedere quella grande esultanza dei bianconeri in arancione ieri al gol del 2-1 per una forse qualificazione in Champions? Che sensazioni ti ha dato? A me mi ha dato, insomma, ma guarda questi, impazziscono di gioia per un gol al 90, cos'era? No, no, 92, 90. no, ma perché? Ma No, perché? non ti ha dato malinconia, ti No, no, ha dato gioia. assolutamente. Non mi ha dato gioia perché dopo 88 minuti di calcio inguardabile, letteralmente inguardabile, ti rendi conto che è veramente un classico coup de cool che succede una volta ed è bene che è successo ieri. Però poi la gioia, giustamente, cioè, ci si gioca la Champions. Io ricordo la gioia del nostro amico Marco Gol di De Vrij, al come gol si di De chiamava lui. Vrij o Ecco. alla traversa di chi era su per raggiungere il quarto posto. Quindi in questo momento
L'obiettivo è quello, bisogna gioire per E quello. questo passa il convegno. I milanisti parlano di furto a mano armata, Ok, però di aspetta. partita comprata, ne avete già No, parlato. adesso Di chi? volevo tornare. Ma Marco, siete pazzi, i veramente. milanisti hanno detto: a noi non ce ne può fregare di meno. Volevo tornare indietro, Marco, No. perché tu, allora sappiamo che era Zhang, allora che notizie ti ha dato? Zhang Ti ha ha rassicurato in pieno. rassicurato, Sì, vero? era Zhang, ma ha detto: fai stare tranquilli tutti gli ascoltatori di Perfetto. sportellate su Twitch e dei senza giacca su Facebook, pago i buffi e gli stipendi e mantengo il livello della squadra alto, confermo Antonio A e anche me? Luca. A Sì. conferma a me, conferma a Confermo me. Antonio la leadership dei senza giacca. Quindi entra. Quando dice pago i buffi vuol dire sono i giocatori un po' così simpatici. Gli altri no. Gli altri no. Gli altri no. Paga Allora, solo i salutiamo buffi. Amedeo Vida, Alessandro Alpini, Rocco Inghilterra, Rocco England Però. e Gabriella Boschi. Ciao a tutti. Sì. Allora, poi cos'altro ti ha detto Zan? Ha parlato in inglese, vero? Avete Sì, contestato in inglese? ancora deve un po' imparare il nostro idioma, per cui ce la caviamo con il suo inglese, Inglese. Cinglese. cinghalese, cinghese. Cinglese. Ma sì. Ti ha dato delle novità, delle preview a proposito della festa ufficiale? No, ancora quella deve sentire il sindaco Sala per evitare quello che è successo ieri in Ieri, Piazza in piazza Duomo. nuova. Sala per PTE. Sala interista. Allora, Però c'è qui. Salvini milanista che ha sbrantolato, non so se ci avete fatto caso. Ah, Allora, sì, Salvini Salvini ha rosicato, sbrantolato. sì, ha detto che ovviamente per dar contro alla parte politica avversa lo ha criticato nella gestione. Sala ha risposto che il San Siro non lo poteva dare e chiudere le piazze sarebbe stato peggio, e per cui è andata come è andata. Pensavo avesse risposto sim sala bim. Però io parlerei di queste contestazioni dei tifosi Sì, rossoneri però nei adesso prima confronti parliamo della del Inter. prima Io che parliamo no. prima Risposta, che prima no. parliamo dello scudetto dell'Inter. Cioè, allora, probabilmente Marco, io credo che il giocatore dell'anno, colui che veramente è stato assolutamente il fautore dello scudetto, senza alcun dubbio, Pinamonti. Pensavo Ranocchia, il No, Pinamonti. capitano Il senza bomber fascia. Pinamonti. Il bomber Pinamonti è inciso in una maniera determinante nel corso Esattamente. della stagione. Questa è ragione, sì. E no, a parte gli scherzi, e il gruppo, Il io gruppo. non me la sento adesso di dire chi è stato il giocatore che ha inciso maggiormente. Se prendete anche il capocannoniere, che è Romelu, non ne ha vinto la classifica dei cannonieri, Lukaku. No, certo, Ecco, questo indica, fa parte del fa parte meccanismo. del meccanismo. Intanto parlo, ma devo caricare il computer, se no ci abbandono. Allora, si alza per la seconda volta, questa volta non è Zang, questa volta possiamo dire che non è Zang. Una cosa piuttosto, Paolo, hai visto ieri nei festeggiamenti una cosa che è stata strepitosa. Sai Lukaku, benissimo che non ho visto i beh, festeggiamenti. qualcosa avrai Sai visto in benissimo che non ho visto i televisione, dai. festeggiamenti So, dell'Inter. sicuramente qualcosa avrai visto. Avrei visto No, Lukaku Lukaku, che girava Uras. per Milano Sì. con la macchina scoperta, Olè campione, e la gente che lo vedeva, quello l'hai visto. Ecco, e la gente per la strada che a un certo punto, ma quello è Lukaku, che diceva Lukaku, bellissimo. Però questo secondo me è grande Grande. testimonianza di, cioè, Lukaku, che te hai sempre un pochino criticato da un punto di vista calcistico, secondo te non era un bomber, diciamo, da frombolieri assoluti, per me sì, Mi invece come. cospargo il capo dicendo io l'ho sempre ritenuto un discreto scarpone. Poi, Invece. evidentemente, i fatti, o quantomeno nel sistema Conte, funziona benissimo. Ma non solo, secondo me funziona benissimo nel sistema Inter, nel senso che è un giocatore che comunque parla l'italiano in Però, maniera ecco, perfetta bravo, in Luca, 2 anni, al cioè, di là del fatto, al di esatto. là del giudizio tecnico Sì, che poi si sa che in Italia cambiano in un attimo. Sicuramente adesso non tutte le volte che lo sentivo parlare dall'idea di un ragazzo molto intelligente, parla meglio di sicuramente un terzo degli degli italiani, italiani, sì.
Quindi Marco probabilmente Lukaku potrebbe diventare il simbolo di un Inter per qualche anno, sì, potrebbe diventare un giocatore simbolo e proprio legare al colore nero. Detto questo, l'avranno venduto fra una settimana. Quando noi gli diciamo che diventa un simbolo fra una settimana. Allora, Steven prima mi ha detto, mi ha ribadito che non venderà i pezzi pregiati, quindi blindiamo Lautaro. Blindiamo Lautaro. Pinamonti. Eriksen, tutti questi top star non verranno cedute, anche perché l'assalto è al triplete il prossimo anno. Ma lo possiamo Marco, triplete, annunci, io annuncio il triplete il prossimo ho anno. Sentito, ho sentito ieri fior di giornalisti, dimmi la tua da esperto dell'Inter. Non mi tirare fuori Ivan Zazzeroni, per favore. Lui era fra quelli che dicono che il simbolo dello scudetto dell'Inter è Eriksen. Sì, è vero. Da quando Eriksen ha segnato, sono d'accordo, contro il Milan. Allora, io ripeto, lo scudetto dell'Inter è il gruppo. Se dobbiamo poi dire qual è il momento di svolta, è stato il gol di Eriksen nel derby, che lo ha lanciato, innescato, titolare al posto del bagno schiuma. Sì. E da quel momento l'Inter ha cambiato marcia, se ci avete fatto caso. Sì, ma l'avevo sempre detto. Sì, oltre chiaramente a un tipo di approccio alla partita completamente diverso. Ma qui dopo entriamo in questioni tecniche, non fa parte del... Però nostro... Marco, tu hai parlato di triplete. Sai già però che con Conte il triplete non esiste. Conte può darsi che invece in un ambito di una maturazione professionale, di una carriera, che ormai in campo nazionale ha vinto tutto, sia in Italia che in Inghilterra, chissà che non possa veramente programmare la preparazione e la stagione in vista. Per il triplete, dici. Se non è un triplete, un successo europeo. Ricordiamoci che l'anno scorso è arrivato in finale di Europa League. Certo. Nonostante Paolo la consideri allo strego della Confederation. La Champions è fatta diversa. La Champions è fatta diversa. Tempo al tempo la squadra matura. Non è detto che il prossimo anno... Sai che matura è anche sinonimo di invecchia. Adesso un anno non siamo il Milan, scusate, non siamo una squadra più... Il Milan no, perché a parte Ibrahimovic c'ho tutti i ragazzi. Non siamo una squadra mediamente anziana, ricordo. Però Conte risprime molto, ricordi che Conte storicamente... è andato sempre fortissimo in tutte le squadre nei primi 2-3 anni. Già al terzo anno la Juve erano tutti stressati. Quindi a proposito di saprà Champions, cambiare approccio, vedremo. A proposito di Champions, abbiamo lanciato un appello nelle ultime nostre puntate. Abbiamo fatto entrare i tifosi degli europei e l'internazionale d'Italia. Allora, mi sento di dire, Marco, tu che hai grandi entrature, come hai dimostrato con la telefonata di prima, che poi lavori nel campo proprio internazionale ad altissimo livello calcistico. Sono un professionista. Portiamo questa proposta alla UEFA. Sì. Perché non organizzare una Champions con una fase finale simile a quella dell'anno scorso, quindi con delle Final Eight, delle Final Four nel giro di una settimana, in un luogo unico, definito, come è stato l'anno scorso, in un orario compatibile soprattutto con il continente asiatico, in modo tale che sappiamo benissimo che il bacino d'utenza dell'Asia, parliamo di 2 miliardi di possibili telespettatori nel continente asiatico. Ecco, allora perché non creare una Champions che abbia questo tipo di epilogo? Quindi dai quarti di finale in poi, come l'anno scorso? Quarti di finale in poi, in quale spazio temporale? L'ultima settimana di maggio. Decidere l'ultima settimana di maggio di fare queste Final Eight, quarti di finale, semifinale e finale. Dove l'hai letto? No, sono inventato io. Permetti, noi abbiamo la possibilità di inventare, di avere idee. È un bel format che non faranno mai, sì. perché vorrebbe dire dimezzare le partite più importanti. E non le faranno mai perché poi, sì, invece di fare andata e ritorno... Ma che appeal televisivo hanno, Paolo? Guarda, io posso essere d'accordo con te, però va contro tutto l'interesse delle squadre di far giocare più partite importanti rispetto... Ma le partite... Tu faresti grandi gironi, sì, o partite relative, no, arrivi alla Final Eight che... Io farei tac, 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 partite importanti anche nei gironi, permettimi. Poi c'è una via di mezzo, è proprio la via di mezzo per arrivare a un ragionamento come allora questo. Spiegami perché il Real Madrid, che in quarto di finale affronta il...
Paris Saint-Germain e in un'ipotetica semifinale affronta il Liverpool, deve rinunciare a 10 milioni di euro di incasso, 10 miliardi di Ma incasso. allora, aspetta, 10 milioni di, tu dici allo stadio, ma secondo te un format del genere non sarebbe più vendibile da un punto di vista televisivo? E quindi ovviamente su quello poi andrebbero anche le stesse Questo squadre. deve essere poi il Attenzione. media advisor che compra i diritti a fare un'offerta allettante e dire: ti faccio giocare in Portogallo tutta la fase finale, Quarti, semifinale il e finale. mancato incasso al Bernabéu te lo pago io. Però magari fai Il un 30... 3% del PIL del Portogallo. Sì, Però esatto. fai un 32esimo di finale, un 16esimo e un ottavo in con andata e ritorno e quindi con partita al Bernabéu, che comunque sarà già di appeal perché a quel punto sappiamo benissimo che l'eliminazione diretta è sempre un qualcosa che richiama gente e richiama pubblico. Tu pensa a fare un format del genere? Bisogna lanciarlo alla UEFA. Ci pensi Facciamolo, te? Ci penso io, pensi dai. te? Ci pensi Va te? bene. Hai preso Ho appunti? preso Hai preso appunti. appunti, quindi... Se sappiamo che l'eliminazione diretta ha comunque il suo appeal, ricominciamo come la Coppa dei Campi dal 128esimo Sì, eliminatoria, dai 128esimo. Esatto. quando si scontrava il primo turno con l'Apoel di Nicosia o similari. Erano mitici quegli anni, vi ricordate? Spesso ti ricorderai una Juventus uscire con Rangers Glasgow al primo turno e quelle eliminazioni delle squadre italiane al primo turno perché magari beccavano subito una tedesca, un olandese Sì, e il solito Lokomotiv Lipsia. sì, oppure ti ricordi un Torino Che campione di... fortunatamente non c'è più. Un Torino campione d'Italia fortissimo che mi pare affrontò il Borussia Mönchengladbach, se non mi ricordo male, venne eliminato subito quell'anno che poi era un Torino veramente Il forte. Cesena uscì con una squadra della Sì, Germania però in Coppa Est UEFA, in Coppa UEFA, col sì. Magdeburg, Col Magdeburg. col Magdeburg, l'anno in cui si Stiamo qualificò per la Coppa UEFA. facendo archeologia. Esatto. Allora, veniamo invece, Facendo torniamo archeologia. ai temi più attuali, Marco, dai qualche, fai snocciola qualche nome, qualche voto per l'Inter di Ah, quest'anno. pensavo su Milan, su Udinese No, su quello Juventus. parla Paolo, è lui il diretto interessato. Quindi, invece, qualcos'altro sull'Inter, dici qualcosa che non sappiamo. Tu puoi dirci qualcosa che non sappiamo, che nessuno sa. Allora, qualcosa che nessuno sa e non lo so. Non l'ho visto, francamente. Nessuno Mi sa, stai prendendo un giustamente, po'. Le cose che nessuno sa non lo so non lo sa neanche neanch'io. lui, quindi nessuno sa, ecco, pensa Non lo che so neanch'io. pensa che, ragazzi, pensate che segreto. Allora, i senza giacca sono proprio portatori di un segreto universale che non sappiamo neanche noi quale essere. Comunque, complimenti a Marco, complimenti all'Inter, perché adesso, a parte gli scherzi, 9 anni di egemonia sono tanti, forse troppi. Quindi un cambio della guardia ci voleva, l'Inter ha una bella squadra, è la squadra più forte, l'ha dimostrato, complimenti a tutti, complimenti ai tifosi, che peraltro i tifosi sono forse i principali protagonisti e le principali vittime di quest'anno, perché non hanno potuto vedere da vicino, toccare proprio il campionato esaltante dell'Inter, non hanno potuto gioire insieme ai giocatori e quindi un saluto a tutti i tifosi, complimenti anche a Sì. E loro, speriamo che il prossimo anno vada meglio. tra l'altro, ecco, il segreto è che questa sera la squadra di calcetto dove militerò Ecco io il segreto. festeggerà lo scudetto indossando le maglie nerazzurre e facendole mettere anche a tifosi del Milan, È che giusto giocheranno con la maglia che nerazzurra. giocheranno insieme a te. C'è un milanista. Non a caso ho un impegno e non posso giocare. Ed è già il secondo, perché abbiamo avuto già un altro commento su questo. Per fortuna che non ci sono. No, Ed è guarda, il secondo. sono Sono entrambi entrambi di una juventini, fede. comunque la vedi la differenza tra i tifosi interisti e i tifosi juventini. In una squadra composta da 4 tifosi juventini, nemmeno uno che abbia lo straccio di una maglietta della Juve. Detto Benissimo. tutto. Sì, però adesso ti aspetti che abbia la maglia della Juve, scusa Angelo. Quando Allora, mai lui di Angelo, qua, lui di là, e non c'ho neanche una maglietta da il Juve. nostro amico Angelo Paci, pacioso, pensionato ormai dannata, ti sembra che va in giro con la maglia della È Juve? più un Beh, Morochef, ma non sì, ma è gli che va spetta in con giro la con la maglia maglia della della Juve. Juve. C'era Simone che aveva quella maglia rosa, ti ricordi? Improponibile, che sembrava Simone sulla. carrozzieri. Dai, via, andiamo. Puttanate. Lasciamo perdere. Allora, aspetta, no, Puttanate. però tu hai pronunciato Simo.
Allora, noi abbiamo dedicato la Simi. nostra copertina in realtà a Simi, Sì. che non è Simo, Dobbiamo perché salutare un po' di gente. Simo è molto più forte di Simi. Fatecelo dire, Marco, saluta i nostri Allora, ascoltatori. Roberta Penzo, Roberto Rovere, Gabriella Montanari, Lorenzo Barbaric, Antonio Mucciacito, Claudio Tomasoli e Vito Massimo Errede. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Allora, torniamo a palla, torniamo a Sì. bomba. Cosa stavano dicendo? Che mi sono dimenticato. Una Una stupidaggine. stupidaggine. No, praticamente non mi siete stati a sentire. Voi siete stati a Di Angelo che sentire. mangiava No, di mi siete Angelo. stati a sentire quello che Ero dicevo. rimasti che era una fesseria delle maglie sue. No, quello che Possiamo dicevo. andare Possiamo andare avanti. Tiriamo avanti un argomento che invece si apriva. Ah, di Simi. Ecco, di Simi. Allora, vede, continuiamo a boicottare Simi. Ma sì, ma l'hai visto? Ma l'hai visto quel sabato col Crotone? Non si regge in piedi. Ma come non si Non regge si in regge piedi? Ha fatto 20 gol. Non 20 si regge gol in in piedi. Serie A. Non si 20 regge in gol in piedi. Serie A. E L'ha lo detto critichi. anche il telecronista. Simi non si vede, poi ci mette lo zampino nell'ultima azione e ti butta la palla dentro. Comunque hai rischiato di segnare. Esatto, cioè, quindi capito, Quello quindi. che ha fatto Inzaghi tutta la vita. L'hai già detto l'avvocato Scaloni, Vale, comunque. tu lo ripeti, cioè, se non facciamo, lo facciamo anche lunedì prossimo. Comunque, racconta Antonio cosa è successo. Lui si è sfogato a Sport Sì. Week contro di noi. Contro di noi. Contro di Contro noi, di noi. In maniera molto aperta, ha detto incredibile. quei senza giacca, quelli lì di Pesaro, Sì. che ha parlato anche nel nostro dialetto, quindi ha parlato anche nel nostro dialetto, Che mi hanno dicono che detto. sono scarso, dicono Ecco, che non sono forte. quindi si è risentito Si è qua. risentito, noi gli chiediamo scusa, però è anche vero che è un mese che gli chiediamo scusa. Esatto, Adesso sì. è un mese che gli chiediamo scusa, è un mese che gli dedichiamo parole, copertine, quindi continuiamo a Sì, farlo, ma non buon Simi. aspettavo che andasse a fare la spia quelli della Gazzetta dello Sport, dai. Poi Però. addirittura sul settimanale vai a dire senza giacca e mi trattano male. No, quello non doveva Dai. farlo, quello non doveva farlo. Poi noi abbiamo Chiaro, esperienze mediatiche, no, no? di un certo Esatto, tipo sì. negli anni scorsi, quindi è meglio non pensare a Cioè, sì, questo. mi c'hai il mio telefono, mi chiami, chiariamo tra di noi, Esatto. non c'è Poi bisogno magari di quando. andare a spiattellare tutto al Non Sportweek. solo, quando capiti a Pesaro andiamo insieme a mangiarci una Rossini, mi sembra una pizza Esatto. Rossini, sarai il nostro ospite graditissimo qui nella città di Gioachino Rossini, quindi sì, mi dai Gioachino Rossini, Gioachini che potrebbe essere, capito? Sì, purtroppo sei retrocesso col Crotone, l'anno prossimo ti rivedremo in Serie B, oppure magari, perché Paolo, sentivo dire che interessava la Juventus. No, credo di no. No, Credo che non sì. sia, ma vedrai che qualche squadra di media di Serie A se lo prenderà, o Serie Un'Atalanta? A o di qualche altra Un'Atalanta? nazionale. Io se ti parlo di Fiorentina, Fiorentina? il tuo Bologna, Il Bologna? il Sì. tuo Madonna. Bologna. Fai abbonamento subito. Subito, subito. Vabbè, poi, E anzi, poi lo vai a intervistare. lanciamo anche, scusate, Sì. prendo 15 secondi perché mi giungono continue sollecitazioni. Se ci sono tifosi del Bologna a Pesaro, si facciano avanti, si facciano conoscere. C'è una grossa volontà di creare un Bologna che. È un continuo, mi vengono Abbiamo detto detto, che non ci esprimiamo per simpatia. creato il Bologna Club, però abbiamo bisogno di contare insomma, su un certo numero di tifosi, che peraltro ieri si sono divertiti tantissimo ai 3 gol di Nonno Palacio, che ha fatto 3 gol in una volta Uno sola. meraviglioso. Uno meraviglioso, Uno ma meraviglioso. la cosa, Colpo di testa cioè, non incredibile. segnava da tre, Non si sei è fatto tre sicuro. gol in una partita. Anche se poi in realtà il vero gioiello del Bologna ieri è stato il ragazzino Vignato, Vignato, che gli ha messo con i tre assist. suoi 3 assist al bacio, veramente Esatto. fondamentale. Quindi un bellissimo Bologna-Fiorentina 3-3. Quanti anni ha questo Vignato? Vignato ne ha 20, cioè, infatti diceva padre e figlio, il padre, cioè il padre Palacio che abbracciava Vignato, È come quando, è come quando voi quando noi abbracciate a Claudio calcetto o veniamo tuo Salvini. figlio. Esatto, è proprio la stessa cosa. Magari. Ma secondo voi, Vuol dire che io e te dovremmo 20 anni di dimmi, meno. esatto. Ragazzi, ma secondo voi retrocede il Benevento? Paolo? Sì. Sì. Sì, a sto punto lo vedo molto indiziato. Anche perché Torino due partite in meno, quindi c'ha c'è già ha due un partite in potenziale. meno ed è lì. Genoa è andato. Il Cagliari, È un tanto punto sopra, il Cagliari, un Cagliari, punto Cagliari sopra. è Ha lì. due scontri dirette, sì, da qui alla fine. Ieri, però effettivamente il Cagliari, l'abbiamo sempre detto, poi ha una rosa effettivamente molto più forte del Benevento. E poi soprattutto l'inerzia si è fermata. Il Benevento è 2 mesi che perde praticamente.
ha sbancato lo stadium e si è fermato. Esatto, è incredibile, è incredibile, è vero. Ritorniamo a dire, la Juve ha lasciato, vogliamo la Juve ha lasciato 5 Juve. Punti a Benevento, 5 punti alla Fiorentina. Quando tu eri al telefono con Zanga, sì, ma non abbiamo parlato di quello che hanno espresso i tifosi, sì, del Milan. Questo, diciamo, sì, allora, io direi, quando tu dici quello che hanno espresso, Paolo, così, per rispetto dei tifosi del Milan, sì, onesto e... fammi una domanda e ti rispondo. Allora, onesto, cosa? Mi pare che si parli di qual era il problema, il recupero. Allora, adesso c'ho in linea Pioli che mi sta chiamando nuovamente. Pioli, quindi andate avanti, poi via. Pioli, c'è Pioli su Pioli, va bene, ok. No, è veramente Pioli, non è una balza, quindi mi raccomando, dopo ci dirà le ultime dal Milan. Tu, Paolo, cosa dici? Questo recupero mostre, questo rigore che vabbè, dai, c'era, non c'era. Stai delirando, ma no, fallo di mano, dai, mentre saltava, dai, hai visto anche tu, no? Rigore solare, cioè in nessuna parte del mondo non si dà rigore con quello lì, cioè si sono visti rigori molto più ridicoli. Non è per quello che hanno sollevato la polemica l'hanno sollevata credo per il fallo che poteva non essere netto, siccome poi si fa un po' di dietrologia alla fine del primo tempo. I dirigenti della Juve erano stati abbastanza aggressivi con l'arbitro, quindi subito hanno visto la compensazione. Chi erano? Genaudo e Moggi? erano i nuovi Genaudo e Moggi. Chiaramente poi dimenticandosi che sommato la direzione dell'arbitro è stata assolutamente lineare, che il fallo ci poteva stare o non stare, ma probabilmente c'era, e che per esempio... chi è andato a protestare come Marino ha detto si è ben guardato al dire che c'erano due falli clamorosi su Cuadrado nell'arco della partita che erano stati rischiati e che Chiffi alla fine ha dato un recupero di 6 minuti, fino a che ora dovevamo giocare. Quindi sì, diciamo che si discute di dettagli, di particolari. Stefano, ma fare polemica sulla Juve è come sparare sulla Croce Rossa. Di sti tempi, poi era un po' che non si sentiva, quindi qualcuno evidentemente ne sentiva la mancanza. Dicevi, Marco, non era Stefano, era Paolo Berlusconi? Maldini sì. Paolo Berlusconi, Donnarumma. Scandaloso. Donnarumma rinnova? No, adesso parte Donnarumma, interprete della società, dicendo che De Paul, avendo già firmato con la Juve, un fallo di mano così è proprio stato un regalo. E l'intervento di Scuffet sembra che debbano avviare... Anche lui ha firmato con la Juve. No, vogliono avviare l'ufficio indagini. Scuffetto è molto, sì, molto goffo. Scuffetto veramente goffo. Quindi prepariamoci a una settimana di roventi polemiche sotto questo punto di vista. Anche perché la prossima settimana ve la giocate. C'è Milan Juve. C'è Juve Milan. Domenica prossima? Sì. Se giochiamo come le ultime tre partite, segni quel per me. Se giochiamo come le ultime tre partite non ce la giochiamo proprio, cioè, il Milan lo asfalta, si spera che rientri Chiesa, che a questo punto è diventato l'uomo della provvidenza, il nome, che stia bene Morata, perché può non essere quel fenomeno in attacco, ma è l'unico attaccante vero che è alla Juve, quindi se non gioca lui in area non ci va nessuno. Ronaldo non è un attaccante vero, però gli piace sempre girare al largo. A Dybala gli piace girare ancora più al largo e alla fine nell'area. Ma come fai a dire che Ronaldo non... alla fine nell'area c'è McDonald's. Ronaldo gira al largo, ha fatto 57 gol anche quest'anno, sì, però non partendo dal largo, dici te. Partendo dal largo. Come fa da circa 30 anni. Chicca Sacco, salutiamo, Lorenzo Guidi, Giuseppe Colina, Luigi Maria e Stefano Campanelli. Ciao a tutti. Luigi Maria, bravo. Può darsi che Maria... Luigi Maria. Cioè Luigi. Kin, ragazzi, Kin. Non vi sorprende Kin, un ragazzo di 20 anni, balzato agli onori della cronaca, quindi da un anno al Paris Saint-Germain dopo l'esperienza nell'Everton nazionale Juventus. Cosa fa nel weekend del 1° maggio? Prende e porta cibo e derrate ai poveri e ai migranti di Parigi Nord. Alla banlieue? Nelle banlieue di Parigi Nord. Cosa ne dite di un ragazzo del genere? Eh,
cosa vuoi dire? Bello, denota una maturità e un'attenzione a una situazione di questo tipo che poi non so se è andato alle bandiere o Sì, proprio migranti, andato. ho letto cose varie, che tra l'altro insomma è sempre passato poi lui per una Per un Balotelli 2, no? sì, per un Questo esperto di casa, eccetera. aspetto questo è il importante. cambio di passo, sicuro. Magari non è tutta farina del suo sacco, sarà stato anche consigliato, perché non ci stanno anche queste cose, però se anche fosse stato consigliato, lui ha colto il consiglio, quindi è altrettanto meritevole. Io penso che tendenzialmente sicuramente sarà stato, no, guidato, consigliato, dici bene te, però poi essere guidati, passare dalla teoria alla pratica è un passo, no? È Sì, una cosa importante. ma Per un ragazzo di abbiamo 20 anni, questo. decine, centinaia di esempi di giocatori guidati che non si fanno guidare. Esatto, Che sì. guidano malissimo, quindi non vuol dire niente. Quindi molto, molto bene, molto bello. Invece, Non so Marco. se come da tradizione, perché il 1º maggio se gli ha portato la crescia, fave, pecorino, salame, La porchetta, la no? La tipica porchetta, porchetta, è insomma, passato da patente, no? Tipica patente se di si è tenuto Montelupano. alle ricette tipiche o da francese gli ha portato l'escargot, non lo so. Marco, invece tu che sei un esterologo, oltre che interologo, come abbiamo detto prima, fra le tue varie specializzazioni mediche e sportive, allora cosa ne pensi di quello che è successo tra i tifosi del Liverpool e del Manchester United? L'invasione di Cioè, campo. perché però? Perché io devo capire perché. Ormai sono passate 2 settimane, no, dalla Super League, sono state prese decisioni, il mondo va avanti e si è deciso di andare avanti in un certo modo. Perché succede questo in Inghilterra? Per fare sentire l'importanza del cosiddetto fan engagement alla società, per dimostrare in un anno in cui gli stadi sono rimasti vuoti, un anno in cui i tifosi non hanno potuto vociare, protestare, fischiare, urlare, tifare, supportare le proprie compagini, fanno vedere con questa dimostrazione: noi ci siamo, occhio, perché senza di noi non fate più niente. Questo è il messaggio che hanno, secondo me, voluto dare alle due proprietà. Ma se ti ricorderai, in Italia qualche anno fa successe una cosa del genere diversa con i tifosi di Lazio e Roma, in occasione di un derby Sì, dove, allora, dove il proprio derby che venne ecco, sospeso venne per una sospeso. voce. Esatto, allora perché? Allora io dico, ma perché? Ma è normale che le società di calcio comunque, io sono d'accordo perché il tifo sia una funzione proprio importantissima nel gioco del calcio. Passione, volontà di seguire la squadra, investimenti, tempo, trasferte, benissimo, ma questo è un aspetto. Ma l'aspetto che adesso tu hai nominato in maniera, hai proprio elencato in maniera così precisa, è un qualcosa di positivo, è un qualcosa che rischia di essere una, proprio anche un cappio al collo delle squadre di calcio. Allora, se vogliamo fare il politico incorrect, diamo un'interpretazione abbastanza prevedibile dicendo che, ok, non sono andati oltre, non devono fare così, devono rimanere nell'ambito della manifestazione pacifica, che è stata d'altronde una manifestazione Pacifica, certo, pacifica, però hanno fatto rinviare una assolutamente. partita. Sì, hanno fatto rinviare una partita perché ovviamente poi il calcio è dei tifosi, è inutile che lo andiamo a spiattellare in giro dicendo che il calcio appartiene alle televisioni, che dobbiamo fare gli anticipi per il mondo asiatico perché i cinesi devono vedere il calcio Su da noi. questo Il siamo calcio è d'accordo. dei tifosi, il calcio va giocato dentro gli stadi, la gente vuole e tornare allo stadio in maniera assolutamente massiccia, perché è così, lo vedo anche nel mio lavoro in questo momento. E il calcio è dei C'è un tifosi, ritorno, vai, resta c'è un questo. ritorno, c'è voglia, C'è voglia, c'è c'è voglia, voglia. c'è Questo voglia, c'è voglia. 20% di presenza nella finale di Coppa Italia è un segnale È un importante, segnale un segnale importante. importante, grazie anche alle nostre campagne di Certo, sensibilizzazione nei confronti del della governo, federazione, della federazione. soprattutto nei confronti del Certo, governo. Grazie a Valentina Bezzali che ci ha ascoltato. ciao Valentina, Sì, anzi ne esatto. approfittiamo, la Sì. nostra corregionale che prima o poi Esatto, avremo ospite, visto no? che tu poi frequenti quelle Ma zone di Chieti, scherzi a parte, la conosco personalmente, esatto. ho il suo numero nel cellulare, prima o poi sicuramente sarà la nostra ospite, perché Esatto. quindi sarà sicuramente così. E anche questa apertura del VNL, visto che Antonio dobbiamo concludere, che Sì. mancano 3 minuti, io Sì. direi di fare spazio alla nostra
Spazio tennis. Spazio tennis. Spazio tennis e City Tennis. Siamo in piena stagione, Paolo. Sì, innanzitutto il City Tennis ha trovato tre nuovi campioni. Esatto. Ha trovato tre nuovi campioni che hanno esordito nel weekend del 1º maggio. Li vedete di fronte a voi. Allora, di questi bisogna dire uno è un campione vero. Uno è un campione abbastanza vero, l'altro è un campione come i campioni omaggio, ed è già molto diverso. Però comunque abbiamo esordito in questo sport nel quale ci ha coinvolto il nostro amico Francesco Gazzè, che ancora ringraziamo. È stato molto divertente, sicuramente torneremo a giocare, ci siamo affiliati alla federazione di City Tennis. Quindi... Pratica, siamo già in classifica. siamo già in classifica, ma è un movimento comunque composto da più di 90 persone. È un movimento in movimento. È un movimento in movimento molto molto divertente, bello l'ambiente, quindi anzi ci divertiremo senz'altro. Veniamo però anche al tennis vero, Marco. Sì, è iniziato il Madrid iniziato Open, no? Il Madrid Open. Abbiamo oggi la vittoria di Fognini nel primo turno, che quindi incontrerà nel secondo turno Berrettini in un derby interessante. Almeno un italiano va avanti, tu dici. Esatto. Beh, un italiano agli ottavi ci arriva di sicuro, ed è uno fra Berrettini e Fognini. Mm. Sinner, Giannicatore. Voi espertoni di tennis, subito il pronostico, Berrettini o Fognini? Allora. Berrettini. Anche secondo me, Berrettini. Dopo la vittoria di Belgrado. No, allora, poi dopo può succedere di tutto, Fognini in giornata sì. E sappiamo che Fognini Nadal, è capace di vincere, però diciamo che se la situazione è quella di oggi, secondo me anzi gli fa male Berrettini, gli fa proprio male, poi vediamo la partita che la pensate. Berrettini ti dà l'idea di uno che ti fa male, perché è grosso. Berrettini, ma poi... poi Fognini è piccolino. Prima di servizio di Berrettini è veramente a livello dei top. Però sulla terra rossa a servizio si sente di meno. Però ha vinto il torneo a Belgrado, cioè è uno che proprio quando... vediamo ovviamente grandissima attesa per Jannik Sinner, che secondo me comunque Parigi sarà la sua grande preparazione di Roma. Io sono convinto che Sinner si giocherà di più a Roma che a Madrid. Vediamo, poi magari non lo so, perché ci tiene molto di più, chiaramente, l'internazionale d'Italia, che saranno la settimana successiva. Marco, te cosa dici? Sì, anche secondo me questa è una preparazione, anche perché poi hai scritto che negli ottavi di finale si incontrerà con Nadal. Arriva agli ottavi di finale, incontrerà Nadal. E prima c'ha due partite difficili comunque, non ha partite tutt'altro che facili prima di arrivare agli ottavi di finale. Adesso che si presenti in... Prima o poi il re bisogna buttarli giù dal piedistallo. Sì, certo. Però certo che 19 anni ancora c'ha, però comincia a essere poi questo giocatore super chiacchierato e super seguito a livello mondiale, a questo punto ha bisogno di un exploit. Quindi vediamo se lo raggiungerà già a Madrid oppure a Roma. Esatto. E a Roma... La bella novità è il pubblico. Sì. La volta scorsa abbiamo ci hanno ascoltato. E manco fosse fatto apposta, il giorno dopo hanno annunciato. Sì, quindi di nuovo colto il nostro invito. Quindi cosa vogliamo far aprire questa settimana? Ma io direi... Settimana su cosa puntiamo, ragazzi? Abbiamo già detto qualcosa, però, no? Mi pare. Gli europei li abbiamo presi, il tennis è aperto. Allora apriamo le Olimpiadi non soltanto ai tifosi nipponici, ma invitiamo il Premier. Indiano. No. Allora, detto anche su questo, ma ne parleremo prossimamente. Adesso non abbiamo più tempo, quindi cominciamo. Salutiamo gli ultimi. Esatto. Laura Tornati e Francesco Gazzè. Ciao Francesco, sei stato nominato quindi in questo momento come fautore del City Tennis. No, dicevamo, parleremo dei nazionali di calcio e degli atleti olimpici vaccinati prossimamente, sì. Perché anche questo è un argomento da approfondire, e direi di salutare. Va. Sono le 7:40, Paolo deve partire a minuti. Devo correre. Deve correre, vi salutiamo. Ciao a tutti. Ci vediamo lunedì prossimo, grazie per averci seguito così numerosi, siamo contentissimi di essere stati con voi. Ciao.